Tony, sono ore che cerchiamo, ma c'è un'area che abbiamo evitato. Ci stiamo andando ora. È piena di forze dell'AIM. Dovrò richiamare il bestione. Ok, ragazzi, conto su di voi per quella traccia termica. Con un po' di fortuna recupereremo dei nuclei di avviamento. Presto l'AIM individuerà la posizione della chimera. E senza una base operativa... beh, non avremo molte speranze. Quindi, non deludetemi. E... buona fortuna? Una bella responsabilità. No, è... beh, in effetti... ok, non devo deludere il signor Stark. Jarvis, da dove inizio? La traccia termica è composta da diversi punti intorno a un grosso nucleo centrale, il che suggerisce una concentrazione di potenziali nuclei di avviamento. Dovrebbero essere in un unico luogo. Una struttura, forse. D'accordo. Ehi, ho già visto quel simbolo. Vedi niente. Mastino Folgorante 2. È un monumento in onore di coloro che si sono sacrificati per la Resistenza. Erano qui. Lo so, non è la nostra missione. Vedi niente. Mastino Folgorante 2. Qui tutto libero. Squadre Alfa, Bravo e Charlie, interrompete le comunicazioni. Lasciate libero questo canale a meno che non troviate i bersagli. Identificazione su Hulk! Jarvis? Sì, signorina Khan? No! Impressione, Hulk sembra diverso dal solito. Sembra che il dottor Banner fatichi ad accettare la morte del nostro amato capitano, signorina Khan. Dai suoi appunti è tornato sulla Chimera per sistemare gli eventi dell'A-Day. Invece è divenuto sempre più frustrato per quelli che reputa suoi fallimenti. Oh, ma certo. Bruce si sente in colpa. Come tutti, signorina Khan. Ho trovato un deposito nel settore 12. Lo distruggo.
Cercate un baule con delle risorse speciali nelle vicinanze. No. Qualcun altro sente tremare. Quello che penso. Vi state avvicinando ad altra attrezzatura AIM. Speriamo sia quello che ci serve. Maledizione! Hanno distrutto il nucleo! Stanno provando a distruggerne il più possibile! Sbrighiamoci! Bersagli in vista! Quello è Hook! Ci servono risposte qui! Non mi piacciono. Non sono le solite lattine dell'AIM. Signorina Khan, credo facciano parte di un gruppo che si fa chiamare Cani da Guardia. Un'organizzazione estremista anti-supereroi. Ottimo! Sembra che ora lavorino con l'AIM. Siamo noi!
questo punto abbiamo cercato ovunque nel deserto e non basterà. Sono sola. Cosa? Dove sono gli altri inumani? Perché non si stanno ribellando? Io non lo so. Ho visto i simboli della resistenza, ho sentito voci di una ribellione, ma ancora niente! Io non mi sento malata. Non mi sono mai sentita più viva! Se sbagliassi... So come ci si sente. Questi poteri fanno parte di noi. So solo che è molto meglio accettarli e basta. O qualcosa del genere. Mio padre diceva la stessa cosa. Beh, lui è un tipo sveglio. Il migliore. Dobbiamo tornare alla chimera. Ok. Fermi dove siete! E dai, amico. Ah, una ragazza e un vecchio. Un vecchio. Ok. Pim vi riceverà. Che? È Hank Pim? Incredibile. Hank? Bruce? Cosa ci fai qui? Potrei chiedertelo anch'io. Ah, è bello. Oh, anche per me. Ah, Kamala, questo è Hank Pym. Ant-Man? Ah, quella ormai è acqua passata. Seguitemi. Ok, quindi è questa la fonte termica che cercavamo. Abbiamo recuperato armi, robot, tecnologia IM, il necessario per costruire le nostre difese. Potresti prestarci qualche nucleo di avviamento per aiutare un elivelivolo bisognoso di affetto? Immagino potremmo metterci d'accordo. Ti ringrazio molto. Che cos'è questo posto? Lo chiamiamo il formicaio. Oh! Non l'ho scelto io. Credo sia stato un nostro hacker, un certo Tiny Dancer. Aspetta. Quindi sono tutti... Inumani, sì. Molti erano prigionieri dell'IM. Si sono ribellati davvero. Fate come a casa vostra. Dobbiamo parlare un po'. Questo luogo è più di quanto immaginassi. Ehi, amica di Banner, hai un secondo? Sei il tizio del portale. Proprio io. Tio, il tizio del portale al tuo servizio. Io sono Kamala. I tuoi poteri sono incredibili. Grazie, ma dovresti parlare con Sara. È lì avanti, accanto al grosso schermo di sorveglianza, e non vede l'ora di incontrarti. Me? Ok. Benvenuta nel Formicaio, la nostra piccola comunità di raietti. Mi serve un favore. Ah, sei l'amica del deserto di Pym. L'IM ti ha mandata qui per spiarci? Cosa? No! Sto scherzando. Ho installato delle telecamere nei mech distrutti che c'erano nel deserto. È stato divertente guardarvi fare il culo ai cani da guardia.
Grazie. Io sono Sara Garza e ci sono già parecchie voci sul tuo conto. Buone voci? Puoi dirlo forte. Ti vogliamo in squadra. Se hai del tempo libero, ho parecchie cose da fare. Mi serve un favore. Lo sapevo che accogliere gli Avengers nella Resistenza avrebbe dato i suoi frutti. Potresti controllare in quel baule dietro di te? C'è del nuovo equipaggiamento che non ho ancora avuto il tempo di guardare. Certo. Non so cosa sia, ma scommetto che Sara sarà felice di vederlo. Vieni qui, ci vorrà un... Grazie mille. Nessun problema. Lieta di esserti d'aiuto. Vuoi sapere un segreto? Tutti i nostri robot sono progetti personali di Pym. Puoi trovare Roy modello B in bella vista accanto alle scale. Letteralmente. Difficile non notarlo. Vieni ok. Qui. Ci vorrà un secondo. Ci farò caso. Posso aiutarla? Salve, nuovo cliente. Ha bisogno dei miei servizi. Scusa, scusa, stavo solo guardando. Perdonami. Il suo scrutinio visivo non mi disturba. Ogni traccia del mio passato è stata cancellata per motivi di sicurezza. Oh, è un po' triste. La mia programmazione reputa inefficiente provare attaccamento a tali ridondanze. Ora solo le transazioni mi recano gioia. Quindi più compro, più sei felice? Corretto. Posso aiutarla? Tutti gli umani si comportano come lei. Psst, non spaventarti, ma la dottoressa Maddie Cho vuole vederti nel suo ufficio. Oh, cosa? La dottoressa Maddie Cho? Sono io. Passa al laboratorio e ti darò un po' di cose interessanti. Hai un secondo? Se vuoi parlare, sono qui. Accidenti, ma guardati! Mi piace il tuo stile. Io sono Maddie, biogenio del luogo. Non dire a Pym che l'ho detto. O a Banner. Il tuo segreto è al sicuro con me. Mi hai chiamata nel tuo ufficio? Sì, non sarò un'inumana, ma gestisco equipaggiamenti, merci e gadget. Se ti serve qualcosa per essere più veloce, forte o allungabile, farò al caso tuo. E tu cosa ci guadagni? Che sarò più intelligente di tutti. Portami i materiali giusti e ti costruirò dell'equipaggiamento da far piangere l'IM. Ho già alcuni prototipi, da pure un'occhiata. Ehi, guarda qui! Ben fatto, lo apprezzo molto. Incredibile! Ho già l'acquolina in bocca. Posso aiutarti per qualcosa? Al momento no. Ma potresti aiutare Pym con un problemino. Controlla il tavolo strategico, ti spiegherà lui. E tavolo strategico sia! Vai a testa alta, stai andando alla grande. Credo sia arrivato il momento di mostrare all'IM cosa posso fare davvero. Che ne pensi, Jarvis? Penso che lei possa realizzare tutto quello che si prefigge, signorina Khan. Ok, ora che abbiamo un po' di muscoli dalla nostra, credo che dovremmo colpire uno dei laboratori di test dell'IM. Sappiamo che stanno sperimentando sugli inumani in piccole comunità rurali. Vorrei mettere le mani sulle ricerche che stanno compiendo. D'accordo. Abbiamo già distrutto uno dei loro grossi laboratori nel nord-ovest Pacifico. L'archivio di Olympia. Notevole.
Ci chiedevamo chi fosse responsabile della chiusura di quel laboratorio. Grazie. Non abbiamo ottenuto molte informazioni, ma forse ora potremo trovarne di più. L'IM sta costruendo basi in vari paesi delle campagne occidentali. Sospettiamo che le utilizzino come laboratori per effettuare esperimenti sugli inumani catturati in zona. Non posso credere che stia succedendo proprio sotto il naso del governo. Hanno molto potere a Washington, nonché legami finanziari con tutte le maggiori corporazioni. L'IM ha avuto 5 anni per mettere radici. Non sarà facile abbatterli. Beh, bisogna pure iniziare da qualche parte. Tocca a noi sistemare le cose. Parli proprio come un Avenger che conoscevo. Benvenuti a Venture Ridge, nel Wyoming. Questo era uno dei numerosi centri di detenzione IM per inumani prima che costruissero la prigione. Dopo il trasferimento, buona parte dei residenti sono stati evacuati. In città incontrerete principalmente pattuglie dell'IM. D'accordo. Occhio alle pattuglie dell'IM. Non vi accoglieranno a braccia aperte. Con un po' di fortuna potremo ottenere informazioni e fare luce su quello che stanno facendo agli inumani. Vi ho segnato la struttura sull'interfaccia. Attenzione alle pattuglie. Grazie mille. È il minimo che potessi fare. Voi mi avete spinto a continuare quando tutto sembrava perduto. Sapere che la resistenza era là fuori mi dava speranza. Sembra che le probabilità volgano finalmente a nostro favore. Credi che troveremo qualcosa per dimostrare che l'IM... Possiamo farcela! Bene, qualcuno da colpire. Uno dei nostri alleati della resistenza nelle vicinanze ha bisogno d'aiuto. Indietro! Thank you.
Ha funzionato. Dio, usi i suoi poteri. Ora sei al sicuro. Dove credi che tengano gli inumani? In genere i laboratori di ricerca li tengono in particolari unità di contenimento. Gli piace averli lì vicino mentre eseguono i loro test. Non chiedermi perché. Jarvis, hai idea di cosa ci aspetti? Una volta all'interno potrò scansire il laboratorio per capire di quali tecnologie si tratta. C'è un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. Andiamo! L'AIM ha avviato le procedure d'emergenza. Sembra che qui i visitatori non siano benvenuti. Gli darò una pessima recensione. Dovrete eliminare il nodo di sicurezza. Non è andata come previsto. Cosa facciamo? Se distruggete i due trasformatori a livello superiore, le porte dell'ascensore dovrebbero aprirsi. Pausa!
fatto. E uno è andato. Ne manca un altro. Funzionato, entrate. Eri prigioniero anche tu? Che ti avevano catturato se non eri un inumano? Secondo Tarleton, chiunque abbia dei poteri è una minaccia. Si sono assicurati che non usassi più i miei. Hanno modificato il mio fisico e ora cambiare dimensioni mi ucciderebbe. Mi dispiace. E ora dove? I registri mostrano celle di contenimento in un laboratorio protetto in fondo a questo corridoio. Cercate un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. C'è un deposito di equipaggiamento AIM nei paraggi. Potrebbe valere la pena controllarlo. IM sa che siamo qui, quindi preparatevi. State allerta. L'AIM ha sempre un piano d'emergenza. È arrivata l'AIM! Dov'è il laboratorio? Sicuro che sia il luogo giusto. Ho quasi penetrato la rete dell'AIM. Nascondono qualcosa. Aspettate e occupatevi delle forze nemiche. Ah, ce ne occuperemo. Ti prego, fai fretta, Charlie. Compatibilmente con il mio processore. Buona notte! Uno dei loro agenti è a terra. Eccellente. Altro agente a terra. Non l'ha neanche sentito. Fatto. Avete neutralizzato tutti i membri della squadra. Ah!
Sto bypassando i sistemi di sicurezza. Aspettate. Come le impediamo di decollare? Non so se è possibile, ma potremmo provare a modificare la destinazione del trasporto. Ottima idea. Vedi se riesci a riprogrammare la sua destinazione verso il formicaio. Sembra che abbiamo fatto in tempo. Fatemi accedere a uno di quei terminali. Dovrò controllarli tutti e tre per bypassare i suoi sistemi di navigazione. State in guardia. L'AIM cercherà di riprendere il controllo dei punti d'accesso. Abbiamo perso un punto d'accesso. Riprendete il controllo. A quanto pare era l'ultimo. L'AIM ha ripreso un punto d'accesso. Occupatevi di loro. Un'unità AIM ha ripreso il controllo di un punto d'accesso. Stiamo perdendo! Abbiamo perso un punto d'accesso. Riprendete il controllo. L'AIM ha ripreso un punto d'accesso. Occupatevi di loro. AIM ha ripreso il controllo di un punto d'accesso. Ripensaci! Jarvis, dimmi che ce l'hai fatta. Sì, signore. Mi sono anche avanzati 0,4 secondi. Il trasporto dovrebbe arrivare al formicaio entro un'ora. Ottimo lavoro, gente. Tornate qui e daremo un'occhiata a quei campioni sperimentali dell'AIM. Beh, non è andata proprio secondo i piani. Abbiamo recuperato preziosi campioni, ma l'AIM è più forte di quanto pensassi. E hanno molti dei miei simboli.
Dobbiamo fermarli. Sono d'accordo, Kamala, ma ci occorre tempo per riorganizzarci. Quando Tony porterà qui la chimera, potremo pensare a sferrare un'offensiva. Ok, ma non possiamo aspettare troppo. Torna al formicaio, poi parleremo delle prossime mosse.